È stato presentato ad Ischia il libro di Francesco Mattera intitolato Kitty, il gatto tigre e altri racconti. Pubblicato da Discover Italia Editore, il volume dalla brillante veste grafica attraverso 8 storie originali apre una finestra sui segreti di un mondo ischitano bello e ricco di sorprese, suoni e colori di cui, in prevalenza, sono protagonisti gli animali che assumono caratteristiche favolose, con ambientazioni reali che sconfinano nel mito. Così tra gatti, conigli, uccelli e piante, luoghi e atmosfere spiccano gli uomini e le donne che popolano le storie e si muovono all'unisono lungo un privilegiato percorso emozionale. Francesco Mattera, che al pari dei medici che prestavano assistenza ai poveri all'inizio del secolo scorso, si definisce un agronomo condotto, tanto è l'amore che prova per la natura e gli animali e la passione con cui svolge la sua professione, ci spiega com'è nata l'idea di scrivere questo libro. L'idea di scrivere è forse connaturata nella mia indole, nel mio carattere. Io ho sempre avuto la passione per la lettura e per la scrittura. Poi nella mia memoria, dall'infanzia fino ai giorni oggi, si sono depositate tante vicende, tante storie belle, anche di persone, ma anche di fatti naturalistici, per cui a un certo momento mi è venuta proprio la voglia, il desiderio di scrivere queste cose, anche per mettere in risalto delle peculiarità della nostra terra, e anche dei nostri, diciamo, degli isolani in particolare, quindi cavalcare tradizioni, modi di fare, costumi, descrivere scenari praticamente naturalistici, eccetera, eccetera. Per cui praticamente questo è proprio un moto spontaneo dell'animo che mi è venuto. I lettori potranno praticamente essere incuriositi da alcune storie, ma da tutte in particolare, anche per la movenza che uno può cogliere, le movenze che può cogliere praticamente in questi racconti, e che praticamente di cui sono 8 racconti, di cui 7 sono incentrati intorno a un animale, che sono gatti, passeri, serpenti, anguille, eccetera, eccetera. Il giornalista Ciro Cenatiempo, curatore del libro di Mattera, ha sottolineato come il progetto editoriale di Discover Campania vuole raccogliere e tramandare l'identità locale dei nostri territori. Il progetto di Discover Italia, questa casa editrice che è nata 3 anni fa, è un progetto molto interessante. Vuole raccogliere l'identità locale attraverso le voci più forti, le voci emblematiche del territorio. E attraverso questo libro l'operazione riesce in maniera straordinaria, perché viene inaugurata anche una nuova collana, I Nativi, che sancisce proprio questo percorso di raccolta di testimonianze che vengono dall'isola d'Ischia, che è un luogo emblematico, non appartiene soltanto al territorio in sé, appartiene all'universo, attraverso la bellezza dei paesaggi, attraverso la bellezza degli animali di prossimità che Francesco Mattera racconta in un modo straordinario. Kitty, il gatto tigre e altri racconti è proprio la sintesi di un viaggio editoriale e autoriale.